ci faccio un passo indietro sull'accorpamento dei consultori di Trieste, rivedendone l'organizzazione, tenendo conto dei bisogni del personale e dell'utenza. Sindacati e lavoratori non mollano di un centimetro e tornano in piazza a protestare. Con una petizione i manifestanti chiedono al Presidente della Regione Fedriga e alla Giunta di interfacciarsi con l'azienda regionale Coordinamento Salute e la SUGI al fine di rivedere le decisioni prese. Oggi hanno aderito il 100% del personale su mandato, a questo punto chiederemo un incontro con l'azienda, andremo avanti e se non verranno almeno rispettate le richieste, quelle minime del personale per un buon servizio e una buona organizzazione, andremo avanti con altre giornate di sciopero. Non molliamo un colpo perché le persone sono con noi e i cittadini non hanno un servizio adeguato, questo è un servizio eccellente, ha ricevuto premi dall'UNICEF, riconoscimenti anche internazionali, quindi quando una cosa funziona bisogna tenersela, non distruggerla. E oggi siamo qui perché vogliamo sostenere i lavoratori di questo servizio che si ritrova in una situazione di difficoltà. E per noi è molto importante che cittadini e operatori sanitari siano insieme per combattere per dei servizi migliori, che siano più vicini alle persone, più raggiungibili, che siano gratuiti, pubblici, laici e che siano soprattutto che mantengano quella loro eccellenza che riguarda la multiprofessionalità e la presenza sul territorio, il raccordo col territorio. E anche gli operatori e i cittadini chiedono una rivisitazione dell'organizzazione. E sono passati 100 giorni, ci sono segnalati dei disagi, sono stati segnalati dei disagi dai cittadini e anche gli operatori chiedono un maggior ascolto, una maggiore attenzione perché ci possono essere dei miglioramenti, tutto si può migliorare. L'importante è che ci sia un dialogo aperto e che si possa affrontare il tema.